Buongiorno, oggi vorrei parlarvi della lavorazione a ferri accorciati. I ferri accorciati sono usati per aumentare solamente da una parte la lunghezza del capo, no? Per esempio da questa parte potrebbe essere più lungo, mentre da questa un pochettino più corto, per cui da questa il ferro viene lavorato solamente per una porzione e quindi se ne deduce che se noi lavoriamo solamente metà ferro da questa parte poi alla fine sarà molto più ampia della parte sinistra. Quindi vediamo il metodo che uso io, con il quale mi trovo decisamente bene. Io uso i ferri accorciati con un gettato, per cui vediamo un po'. Ecco qui, siamo arrivati al punto. Così io faccio esattamente questa cosa. Per non perdere i ferri, avvolgo il filo attorno ai ferri, giro il lavoro. In pratica mi ritrovo ad avere questo filo direttamente sul ferro. Questo è un gettato e lo lascio sul ferro e provvedo poi a lavorare le altre maglie così come si presentano. Vedete che qui c'è un bel bucone, è normale, guai se non ci fosse. Questo era sul diritto. Ammettiamo che lo volessimo fare anche sul rovescio e quindi spieghiamolo direttamente. Avviene la stessa cosa. Io ho i ferri incrociati, avvolgo il filo intorno ai ferri, giro il lavoro e mi ritrovo ad avere il ferro già con il gettato posizionato. Per cui provvedo semplicemente a lavorare a diritto. Visto? Di nuovo il bucone, questa grande distanza. Ora vediamo come noi chiudiamo questo ferro accorciato. Una volta che abbiamo finito di lavorare questo ferro, noi ci ritroviamo ad avere questo gettato in più e questo grande buco sulla parte diritta. Come facciamo? Semplicemente così facciamo una diminuzione verso sinistra. Prendiamo insieme la maglia successiva e il gettato e li lavoriamo insieme. Vedete che la maglia è davanti e quindi nasconderà questo gettato. Finiamo il ferro. Giriamo. E vediamo adesso come procedere per il gettato dalla parte rovescia, che sarà leggermente più complicato, ma neanche tanto, insomma. Ecco, vedete? Qui noi faremo in modo di lavorare ben stretto, in modo da nascondere questo divario. Naturalmente, se i ferri accorciati sono fatti con una lana pelosa o bucle o lavorata, variegata, naturalmente saranno molto più invisibili. Allora, ora abbiamo il gettato, abbiamo la maglia successiva. Noi dobbiamo prima di tutto girarli dall'altra parte, reinfilarli e poi lavorarli a rovescio. Eccolo qua. Visto? Anche in questo caso abbiamo nascosto il gettato sul retro del lavoro. Ovviamente se ne deduce che se il retro del lavoro dovesse essere il davanti, cioè a maglia rasata diritta, naturalmente la situazione dovrebbe essere contraria. Come vedete, sono assolutamente indistinguibili. Ecco qua.
Questo è il mio metodo con i ferri accorciati, che ovviamente non ho inventato io, ma con il quale mi trovo molto bene. Provatelo!